Si chiama Antonella Intolinero. Sono contento di questa tappa editoriale questa sera, una bellissima iniziativa perché mi dà la possibilità di parlare del mio piccolo prodotto letterario dedicato a questa grandissima figura, Sándor Márai, esule ungherese nella nostra città dal 1968 all'ottava. Una figura emblematica, una figura schiva, una figura grandiosa, a mio modesto avviso, un mancato premio Nobel che ha vissuto con attaccamento alla nostra città un momento fondamentale del suo esilio. Un attaccamento dovuto proprio ad una empatia con il popolo salernitano. Ed infatti nel mio libro, che è una, come dire, viene definito tecnicamente una ucronia, ha un 70% di verità storica, e poi c'è qualche piccola invenzione con cui diventa coprotagonista del romanzo anche Salerno col suo popolo, e che darà un risvolto diverso alla vita di questo grande autore.